si chiama Tram dei Desideri e porta la firma dell'artista statunitense Nicolina Johnson, il tram dell'arte inaugurato questa mattina in Piazza Municipio. Sì, abbiamo accettato la loro offerta volentieri perché sono due artiste che hanno lavorato a livello internazionale, in Sud America, a New York, in India, e hanno scelto Napoli. Noi siamo contenti anche perché coincide col rilancio del trasporto pubblico a Napoli. C'è una nuova azienda, speriamo di poter decollare come trasporto pubblico. Uno degli storici tram dell'ANM diventa dunque un'installazione artistica aperta ai cittadini. Il 18 e 21 dicembre resterà al capolinea di Piazza Municipio dalle 10 alle 19, a disposizione di napoletani e turisti che potranno arricchire gli interni con messaggi, pensieri e proposte lasciati su cartoncini e post-it. I contenuti verranno raccolti e pubblicati sul sito www.anm.it. Un tram che poi girerà per la città, che vuole come al solito coniugare un passato glorioso come è stato quello tranviario a Napoli, che però noi non vogliamo che finisca, per cui l'amministrazione ha anche progetti per il futuro, con l'arte, il pubblico, perché sono artiste che lavorano sempre per l'arte pubblica, e il trasporto pubblico è uno degli obiettivi fondamentali di questa amministrazione per ridurre traffico, inquinamento e congestione. Quindi di nuovo, come nelle stazioni dell'arte, anche il tram si veste di arte e gira per la città. Il tram sarà quotidianamente in servizio sulla linea 2 da San Giovanni a Poggioreale. Alla cerimonia hanno preso parte gli allievi dell'Istituto Comprensivo d'Aosta Scura.